E Padre Pio diceva: tremo ogni volta che mi devo accostare al confessionale, ma lui lo diceva veramente, tremava, aveva i tremori, ogni volta che devo accostarmi al confessionale perché devo amministrare il sangue di Cristo, e che compito che il Signore ha dato ai sacerdoti. Certo, noi siamo solo ministri, ma attraverso le nostre mani passa la grazia, passa, la salvezza, e attraverso le nostre mani scende il sangue di Cristo. Allora dovremmo, ecco, meditare di più noi sacerdoti sulla grandezza del nostro ministero. Certo, noi siamo operai e è il Signore che agisce, ma che responsabilità che ci ha dato il Signore, la responsabilità di perdonare non secondo il nostro gusto, ma di perdonare secondo i criteri di Gesù Cristo, secondo i criteri del Vangelo, secondo, appunto, quello che il Signore ci chiede. Noi dobbiamo solo amministrare e non fare quello che ci pare piace, e quindi dare la soluzione a tutti. Io molte volte l'ho negata la soluzione, l'ho negata proprio perché non si può dare sempre la soluzione se non c'è il pentimento, se non c'è consapevolezza del peccato, se non c'è il proponimento a non peccare più, non si deve dare la soluzione. E questo, in questo Padre Pio ci è maestro, ci è maestro. Quante volte Padre Pio negava la soluzione, poi piangeva anche per averla negata, ma per svegliare le anime, per fare prendere consapevolezza del loro peccato, e le anime tornavano. Invece quante anime vanno a confessarsi e il sacerdote non le aiuta a prendere consapevolezza dei loro peccati, e anzi li aiutano a peccare, a starsene belli e tranquilli nel loro peccato, tanto Gesù è buono, tanto volemos e bene, e tanto alla fine Gesù salva tutti. Ma ecco, dobbiamo stare attenti, perché Gesù certamente ci protegge, ci lava nel suo sangue, ma non dobbiamo calpestare i doni di Dio. Non dobbiamo calpestare la grazia di Dio, non dobbiamo farci padroni della grazia di Dio, ma dobbiamo essere semplicemente amministratori della grazia del Signore. Che ci conceda allora al Signore di sperimentare la sua protezione, di sperimentare che siamo stati lavati nel suo sangue, che siamo redenti, che siamo figli della luce, che siamo chiamati a vivere una vita nuova, la vita nella grazia di Dio, a vivere sempre nella potenza dello Spirito Santo, e a vivere sempre invocando il sangue di Cristo su di noi, e nutrendoci del corpo e del sangue di Cristo quando è possibile in presenza, o se no con la comunione spirituale, e a sperimentarne sempre, sempre i benefici.